Da Milano a Napoli, braccia incrociate per molti lavoratori del terzo settore, chiedono il rinnovo del contratto scaduto da oltre 3 anni, in alcuni casi anche 6. A Roma, il corteo dei lavoratori del commercio e del turismo ha visto la partecipazione di 4.000 persone in piazza Santi Apostoli. Loro lo chiamano contratto innovativo. Cioè, un contratto innovativo per loro, alle loro condizioni, sarebbe diminuire drasticamente la 14ª, i permessi retribuiti e gli scatti di anzianità. Siamo costretti a rincorrere gli straordinari, siamo costretti a cercare di sopravvivere. Chiediamo il rinnovo del contratto e l'aumento dello stipendio, perché non arriviamo più a fine mese. Da noi oggi una partecipazione molto molto buona, credo che sia lo sciopero più partecipato in Feltrinelli degli ultimi 20 anni. Secondo quanto riferiscono i sindacati, lo sciopero ha registrato una media del 70% nei diversi settori del terziario, addirittura il 100% in alcuni punti vendita. A Milano, da Largo Cairoli ad Arco della Pace, un lungo percorso composto da migliaia di lavoratori da ogni parte d'Italia venuti per chiedere dignità. Questo livello di precarietà che va cambiato e il governo dovrebbe fare una politica che rilancia il settore della cultura, del turismo. Il governo dovrebbe mettersi nella parte di chi lavora e non arriva alla fine del mese. Questo è il tema che non sta succedendo. Allo sciopero anche la piena adesione del segretario generale della CISL, Luigi Sbarra.